Sì, ci sono, manca poco, è per una partita molto importante. Si gioca in un campo speciale, il Colosseo di Roma, dove per fare gol conterà soprattutto il cuore. Si gioca per il futuro di tante persone, che dipende da quello che sapremo fare noi oggi. Non posso perdermela questa partita, soprattutto perché a giocarla è un campione, uno che ci metterà anima e voce. Questo campione è Andrea Bocelli, e davvero addosso una maglia dell'Abruzzo. Andrea, voglio dire solamente grazie di tutto, per il coraggio, per l'impegno e per la forza del suo messaggio. Andrea, siamo tutti con te e stasera facci sognare tu. Grazie campione, grazie Francesco Totti. E questa sera sogneremo davvero tutti insieme in una notte che è di incanto e d'amore, una notte che qui dal Colosseo vi porta un battito di cuore. Ecco, la serata si intitola L'alba separa dalla luce l'ombra ed è una serata che porta per la prima volta nelle vostre case, attraverso le telecamere di Rai 1, un palcoscenico straordinario che è quello del Colosseo, dell'anfiteatro Flavio che avete visto, ecco, che vedete in tutto il suo straordinario splendore. Un palcoscenico straordinario, una scenografia che avvolge un concerto fortemente voluto da Andrea Bocelli per le popolazioni d'Abruzzo, perché c'è un'ombra che si è allungata sull'Abruzzo e su tutti noi, in una data precisa, quella del 6 aprile alle ore 3:32, la data di un terremoto che ha sconvolto non solo la vita degli abruzzesi, ma la vita di tutti noi italiani e ha cominciato a toglierci pezzetti di sogno, pezzetti di futuro. Ecco, alla ricostruzione anche di un'identità che è fatta anche di culture, di simboli. Per esempio, la ricostruzione del Conservatorio dell'Aquila, che è il nostro scopo di questa sera, noi dedichiamo le nostre forze, il nostro impegno. Andrea Bocelli vuole dedicare questo concerto. Ecco, dicevamo, un concerto in un luogo speciale, in un luogo millenario, in un luogo che porta storia e cultura. Un concerto che è fatto di amore, di vibrazioni, di quella musica che una grande voce come quella di Andrea Bocelli sa portare in tutte le parti del mondo, perché lui è un'eccellenza italiana, e che porta questa sera sul palcoscenico con noi. Eccolo, Andrea Bocelli.
vince l'ombra. E questo è un titolo simbolico, perché l'ombra, abbiamo detto, è quella che lasciamo alle nostre spalle di questo terremoto, e la luce è quella che vogliamo vedere davanti a noi. Ed è una serata che ha anche il valore simbolico di volersi stringere intorno non solo alla popolazione dell'Abruzzo, ma anche intorno ai simboli culturali di questa terra straordinaria. Ed è quello che ci scrive anche il Presidente della Repubblica, che ci ha inviato un messaggio e dice testualmente, apprezzando appunto l'impegno di Andrea Bocelli e di tutti quanti coloro che partecipano a questa serata: l'obiettivo della serata guarda opportunamente oltre l'emergenza, ad aspetti essenziali della vita di comunità, come il tessuto culturale, di cui la musica è parte così rilevante, e della funzione del patrimonio storico-artistico, la cui cura e ricostruzione richiedono un'attenzione intensa e durevole. Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica. E allora, proprio per questa nobile causa, per questo desiderio di ricostruzione, per questo desiderio di cominciare di nuovo, ecco, si leva adesso dal centro qui del Colosseo una preghiera con la voce di Andrea Bocelli. Mortis nostre.
Andrea Bocelli. E la voce di Andrea in questa famosissima Ave Maria di Schubert è stata sostenuta dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, che questa sera è diretta da Marcello Rota. Eccola qui la formazione che stasera sostiene le arie, le romanze del nostro concerto e di cui fanno parte anche docenti proprio di quel conservatorio Casella dell'Aquila, che è diventato inagibile con il terremoto, conservatorio dove 750 alunni e 110 docenti si sono ritrovati dopo quel 6 aprile a non avere una sede dove lavorare, dove studiare, sono andati a fare lezioni in altre sedi, nei pulmini, ma non hanno smesso di suonare perché l'amore per la musica è un amore totale, un amore che non si può interrompere mai. E adesso Andrea ci ripropone un'altra preghiera, una preghiera bellissima, emozionante. In questa preghiera si incontrano due voci cariche di emozione, quella di Andrea Bocelli e del soprano Angela Gheorghiu. Eccola. Thank you.
Eccolo, l'applauso del pubblico qui al Colosseo per Andrea Bocelli e per Angela Gheorghiu in Panis Angelicus, addirittura parole di San Tommaso d'Aquino. Angela Gheorghiu, che sapete è una dei soprano più importanti della nostra epoca, di origine rumena, ma parla perfettamente l'italiano, ama la nostra terra come tutti coloro che cantano l'opera, ed è una delle donne, delle soprano più intense, più rappresentative, perché la sua voce è speciale, ma perché è speciale anche la sua presenza scenica, sul palcoscenico, tant'è vero che è stata anche protagonista di vari film, anche presentati al Festival di Venezia. Intanto, eccolo, vedete in queste immagini dall'alto, queste immagini straordinarie di Roma illuminata di notte, il Colosseo illuminato, eccolo il luogo storico da cui parte l'emozione di questa serata. Il Colosseo che è un po' è il simbolo della civiltà occidentale, è il simbolo di Roma, no? Si dice che finché stare in piedi il Colosseo, stare in piedi anche Roma. Eppure il Colosseo di storia ne porta tantissima, la storia più disparata, perché fu non solo teatro nell'epoca del suo splendore, dei grandi giochi, degli imperatori romani, delle battaglie navali al centro qui dell'anfiteatro, ma fu anche oggetto poi di devastazione, di saccheggio in epoca posteriore, di vandalismo. Addirittura in epoca medievale divenne un quartiere abitato, si ricavarono appartamenti qui tra le colonne e gli archi del Colosseo intorno ad una piazza centrale. Subì addirittura un terremoto, ecco, c'è quasi un simbolismo, un raccordo, no, di storia, ma anche dopo il terremoto il Colosseo è ancora qui, con la sua storia, con la sua arte, in questa serata che è fatta di tante vibrazioni d'arte che poi diventano anche vibrazioni di cuore, vibrazioni di amore. Eccolo, ancora Andrea. Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar. En voz baja las thank you.
pezzo dell'anima nella voce di Andrea Bocelli e con il flauto di Andrea Griminelli. Un amore quello per Roma, in questo luogo speciale, in questo millenario Colosseo, che si traduce anche proprio con Andrea Bocelli e con la partecipazione di Monica Bellucci e per la regia del maestro Zeffirelli in un filmato, in uno spot per la città eterna, che è un omaggio appunto di amore, di passione ad una città che è il simbolo stesso della cultura, dell'umanità, del mondo occidentale e che sarà una grande sorpresa per tutti quanti noi. E lo vedremo prossimamente con Andrea e con Monica. Ma adesso torniamo all'atmosfera qui del Colosseo e alle storie di quel giorno, di quel 6 aprile, 3:32 di notte. Questo è proprio il titolo, 3:32, storie da un futuro sospeso, di un libro che raccoglierà storie di quella notte, storie di gente normale che un terremoto ha completamente sballottato, sconvolto, portato fuori dalla traccia normale della loro esistenza. Una di queste storie ce la racconta adesso una donna straordinaria, uno dei volti e delle interpreti più belle e più brave del nostro panorama cinematografico e teatrale, Virna Lisi, nonna Yolanda. I figli erano già grandi e ormai avevano la loro vita. I nipotini li vedevo ogni tanto. Così nonna Yolanda circolava per il paese, San Vittorino, a pochi chilometri dall'Aquila. Una donna energica d'altri tempi, che possedeva qualcosa che né i figli né i nipoti potevano o potranno mai esibire, la memoria. Le mie mani lavoravano senza fermarsi mai. Da quando avevo 9 anni, con le mani in mano allora non si poteva stare, la questione di sopravvivenza. Non avevi scelte, dovevi darti da fare. Aiutavo la famiglia, mi sono trovata giovanissima a fare la mamma. La mia morì in un incidente, lasciando me e mio fratello da soli. Tra i lavori di casa e il posto in fabbrica ho trovato il tempo di mettere mano ai ferri. La maglia. La maglia è un'arte. Me l'ha insegnata mia nonna. Una febbre dolce che mi rilassava e ancora oggi mi dà questo effetto. Maglioni, sciarpe, cappellini, non fa differenza. Sono veloce e intreccio le maglie ad occhi chiusi. Non mi fermerei mai. Le mani sono i miei pensieri. In queste mani c'è scritto tutto quello che occorre per restare o andarsene. Ancora un piccolo sforzo e riesco a terminare un altro giro. E quello importante, quello che si sfila la maglia dai ferri e si fa un bel nodo. Guardo il cappellino verde che ho appena finito. Domani lo regalerò a mia nipote Giada. Ha 4 anni, ma nessuno come lei apprezza quello che faccio. Ora però è tardi, vado a dormire, devo essere riposata per stare dietro quella peste di mia nipote. Un tavolo, un berretto. Vicino ai ferri da lavoro sulla parete un orologio. Nonna Yolanda ricorda tutto. Tutto fino alle 3:32, quando l'orologio improvvisamente ha smesso di giocare e le sue lancette si sono fermate. Dal tavolo della casa non sono rimasti che pezzi, brandelli di un presente che non sarà più. Ma mentre intorno l'inferno si prendeva il suo tempo, nonna Yolanda è riuscita a mettere in salvo la sua storia. Nonna Yolanda è viva e può raccontare. Stringe i pugni mentre racconta, tace, poi sospira e si ferma di nuovo. La casa crollava, io la guardavo. Tanti anni per costruirla, mattone su mattone, e pochi secondi per vederla crollare. Come i sogni andati in malora senza futuro. Sono fortunata. Sì, io sono fortunata perché sono viva, ma soprattutto perché ho salvato qualcosa da raccontare. Tra le mani quella notte, nonna Yolanda aveva stretto il passato e il futuro, i ferri da lavoro e il cappello di lana verde per la sua piccola Giada. Grazie. Grazie Virna. Grazie carissima. Grazie per aver dato voce a nonna Yolanda,
che è un personaggio vero, una persona. Amiamo. E sono tanto importanti proprio perché la memoria è importante. Beh, la memoria, l'esperienza di una nonna, la memoria che può avere una nonna, che può tramandare ai figli, ai nipoti, a tutti, praticamente è il domani, è la vita del domani. Diamo a questi nipoti una cosa bella da ricordare, una cosa come nonna Yolanda con il suo cappellino. Oh, che bella immagine, questo è il suo cappellino verde. E allora adesso proprio con la memoria, proprio col cuore, adesso invece facciamo un salto indietro ed entriamo in un'epoca meravigliosa, l'epoca della musica di Giacomo Puccini. E ascoltiamo di nuovo Angela Gheorghiu. Angela Gheorghiu, O mio bambino caro, le atmosfere del Gianni Schicchi di Puccini. Ecco, da questa atmosfera incantata andiamo con i piedi per terra una volta tanto. Questa è una terra sacra, praticamente quella al centro del Colosseo. E io sono qui con lui, lo conoscete, no? È un geologo ed è un divulgatore scientifico, Mario Tozzi, quindi è una persona che qui ci può parlare dal suo punto di vista di che cosa questo pezzo di storia che ha superato i millenni, che ispirazione ti dà, cosa ti dice, cosa ti racconta? Beh, in rapporto a quello che abbiamo visto accadere, che per costruire bene noi lo sappiamo fare da millenni. I romani costruivano per l'eternità, si vede. Non potevano però sapere bene i posti dove costruivano. E infatti un pezzo del Colosseo, proprio quello che abbiamo davanti, è appoggiato sul vecchio laghetto che allietava la Domus Aurea di Lenore. La Via Labicana era un fiume, arrivava lì. Lì furono messi anche i resti dell'incendio. Quella parte è meno stabile, dunque il Colosseo ha risentito del terremoto del 1349, quello che nominavi prima, e quella parte lì ha subito qualche danno. I romani non lo potevano sapere, ma noi sì però. Ora, i terremoti non li possiamo prevedere, però sappiamo dove possono avvenire e che danno possono fare. Dunque, quando si costruisce, quando si ristruttura,
noi siamo colpevoli se non stiamo attenti a questo. Dobbiamo dirlo perché altrimenti rimane un insegnamento sbagliato. Un terremoto non tanto forte che fa 300 vittime e tutta quella distruzione in un paese moderno non può essere tollerato. Noi dobbiamo invece imparare da questi nostri antenati che costruivano bene, che lo si può fare ancora purché ci sia progetto, materiali buoni e senso del posto. Nessuna superficialità, grande attenzione, grande passione per il lavoro che si fa. E da qui noi lanciamo anche un messaggio di passione per la rinascita, per il futuro. Grazie a Mario Tozzi, ma adesso noi ci trasferiamo, torniamo di nuovo ad immergerci nella musica con la passione che ci racconta adesso in musica Andrea Bocelli. Di sfondo all'orchestra c'è il nuovo coro lirico sinfonico di Roma in questo quadro del Trovatore. Vi volete alzare in piedi così vi vediamo? Eccoli! Il Trovatore di Verdi, una delle arie che Andrea ha voluto includere in questo concerto. Lui ha detto una cosa molto, molto carina quando c'è stata la conferenza stampa. Ha detto: ecco, questo è un concerto che mi piace e questa è una di quelle occasioni, proprio perché c'è una finalità utile, importante, sociale, in cui mi diventa anche simpatica la mia voce, che ho trovato un'espressione molto carina visto questo suo, diciamo, amore e conflitto con la propria voce che lo sostiene e qualche volta lo preoccupa, no? Nel lavoro difficile che è quello del cantante lirico. Ecco, e adesso questa voce si dispiegherà in una canzone che è un vero e proprio inno, un inno che va dritto al cuore. Vai, Andrea. Per me
Mamma, questa canzone degli anni venti che è diventata una specie di inno popolare, che adesso ci ha restituito con tutta l'emozione. Andrea, un inno alla mamma, a queste mamme coraggiose anche nella notte terribile del terremoto. Un inno, se lo vogliamo dire in senso anche più ampio, alla madre, nel senso di madre terra, questa madre a cui noi spesso facciamo torto, che ci lancia dei segnali e a cui noi non riusciamo a rispondere in maniera adeguata. E adesso da questo incanto, da questa notte romana nel Colosseo, adesso Andrea ci dedica un altro inno, che è un inno alla vita, un inno all'amore, un inno che dedica a tutti quanti voi a modo suo. Andrea Bocelli. Questo cuore a te volo con pensiero, niente voglio, niente spero, cade nette sembra fianco a me. Sì, sicuro che sto amore, con mi so sicuro te. Senti in questi braccia, non te vaso questa faccia, non te stringe forte in braccio a me. Ah, più belle tutte belle, non è mai più belle te. Thank you.
Rota, il nostro maestro Andrea Bocelli. Posso lanciarvi un colpo basso di quelli che voi dite, questa è pazza? Non si fa, non si deve fare. Però questa è una serata in cui noi veramente cantiamo alla vita, alla speranza e al futuro. Rifacciamo il finale. Dai, rifacciamo il finale, perché è troppo bello, ti apro il cuore. Scusa Andrea, mi odierai, ma ti prego. Vabbè. Dai. Grazie, il cuore di un artista si riconosce anche da questo, dalla sua generosità. Allora, una serata nella quale la gioia, la speranza per il futuro si intrecciano con tante storie, con le storie di quelli che quella sera, quella notte, alle 3:32 erano lì. E una di queste storie è la storia di Angela. Angela è una musicista australiana che dall'Australia arriva all'Aquila per studiare, lì rimane, lì si sposa, lì inizia una sua vita di musicista e poi le lancette di questo orologio hanno una brusca impennata, si fermano proprio a quelle 3:32 del 6 aprile. Ecco, nella voce e nel racconto di uno dei maestri del nostro teatro, che è Leo Gullotta, ecco la storia di Angela. Questa è la storia di Angela. Si potrebbe dire musica a fil di voce, amore. Angela per la musica ci metteva amore. Amore e passione dentro quella vita abituata a spingersi altrove, a sfamarsi di sfide ad occhi chiusi, di chilometri da trasformare in abbracci e di dita spericolati come sogni, da far correre più veloci della felicità su quattro corde di violoncello. Angela. Angela da sfondo al suo ritratto di donna aveva scelto l'Abruzzo, universi lontani da quell'Australia lasciata a casa. 20 anni, soli. È un viaggio, anche quello sempre e solo per amore. La musica è un solo strumento per esorcizzare il destino, tenerlo sempre alle corde, usando l'arte per sciogliere nodi di vita e Carlo come complice d'umanità dolce e distillato di cuore. A quei cammini, dalla forma di scale che rimontano sul pentagramma dei tuoi giorni, il tempo indica un bivio. Concerto indispensabile per un solo finale. Note d'esistenza che il 6 aprile per Angela suonano stonate. Capelli biondi e occhi azzurri si fanno polvere. È ferita, crepe d'anima che aprono la strada alla paura prima, alla rassegnazione dopo. Il violoncello custode e amico fidato, praticamente un pezzo di lei, smette di farle compagnia. Legno malandato che va a perdersi anch'esso altrove. Mentre tutto intorno è dolore, memoria, accumuli e illusioni sclerotizzate. Angela, a quegli istanti di furia, è costretta a dare un maledetto senso. La scossa in quel suo corpo risuona sinistra, uno spartito di natura imprevista ne innesca un movimento crudele, una variazione sul tema,
ed una malattia che si innesca dentro di lei. Un interruttore smodato fa il resto, scambiatore di realtà senza ritorno. Talento. Talento che per Angela paga il conto ad una parola evoluta e maldestra. Genetica. Qualcosa che non vedi in faccia, ma che ti porti dentro, che si nutre di te, assapora la tua vita e ti ruba tutto. La forza, l'istinto, la voce. Sempre più debole e incapace anche di chiedere aiuto, obbligata a piegarsi a quel furto d'eredità. Un pegno. In cambio nulla. Angela in pochi secondi ha perso tutto. La casa, la natura elastica, le visioni, la musica ed anche l'amore. Angela per la musica ci metteva amore. Ora non più. Grazie Leo. Grazie a te, grazie a voi. Voglio e fare un applauso. Questa è un'altra delle storie vere di quella notte. Angela doveva essere qui con l'orchestra questa sera, ma gli amici ci hanno raccontato di lei e si stringono tutti in un abbraccio intorno a questa ragazza australiana che combatte ancora la sua dura e lunga battaglia, anzi forse adesso è cominciata quella più difficile. Ciao Angela. Ciao sei Angela. Sei con noi. Leo, allora, alla fine di questa, alla fine, cioè a metà percorso di questa, in questa nostra serata, noi parliamo di un evento terribile e ricordiamo che la natura, ecco, la natura ci dimostra spesso, proprio a chiare lettere, a voce alta, che in realtà il pallino del gioco non ce l'abbiamo noi che pensiamo di averlo stretto in mano, ma ce l'ha sempre lei. Sì, sì, pensiamo di averlo. In effetti noi alla natura, natura, dobbiamo dare del lei e spesse volte invece gli diamo del tu. E l'uomo verso la natura si pone con arroganza, con spocchia, con boria. Dobbiamo fare forse un passo indietro e rispettare la natura. Con un po' di umiltà. Rimani qui con me mentre invece lanciamo adesso un duetto. Un duetto che ci porta in una romanza piena di passione profonda, per la voce di Andrea Bocelli e di Angela Gheorghiu. Cantare
tutte le vini ieri a passeggiare e la sentiva al solito cantar. Bocelli, Angela Gheorghiu era Musica Proibita di Gastaldon, che a soli 20 anni ebbe l'estro di comporre questo pezzo immortale. Allora, il Colosseo con le sue suggestioni. E Luca Ward, un attore di grandissimo successo, ma anche, come alcuni grandi attori italiani, un grande doppiatore, la voce di alcuni colleghi stranieri che quando arrivano qui in Italia in realtà parlano con la loro voce. E Luca è stato la voce di Russell Crowe in quel film che ha ricordato un pezzo di storia di queste pietre, di queste mura, Il Gladiatore. Ecco, com'era la giornata di un gladiatore? Io vorrei adesso sentirlo da Luca, ma lo vorrei sentire veramente da Massimo, il gladiatore, Massimo Decimo Meridio. Beh, l'atmosfera cominciava a scaldarsi già dall'alba. Migliaia di spettatori urlanti sgomitavano per un posto che sapesse di polvere. Nelle gabbie, sotto l'arena, ruggiti di leoni e tigri suonavano come una premonizione, funesto anticipo di una battaglia pronta ad accadere. Nome, età, provenienza, arma. Il morituro doveva dichiarare tutto. Elenchi di morte affissi all'entrata, segni di dubbia memoria. Volti assetati di sangue, sguardi incrociati per tutta una notte. Poi il sole alto dava il segnale. Il corteo era merce viva, pronta a morire. Il padrone aveva venduto il mio sangue, io nascevo e morivo tutte le volte. Unica certezza in quel gioco d'azzardo era l'arena. Lasciarmela alle spalle era il mio certificato di nascita. Valido ancora per un giorno. Massimo il gladiatore. Grazie Luca Ward. Grazie a voi, grazie. E nemmeno Russell Crowe recitato poi veramente al centro del Colosseo come hai fatto tu, perché era tutto ricostruito. Grazie, questa è una cosa che proprio ci tenevo. Io ce l'ho fatta questa cosa qua, lui ancora no. Era tutto ricostruito. Grazie Luca. Allora, i gladiatori arrivavano a Roma da tutte le parti dell'impero, erano stranieri, erano emigranti, con quella nostalgia tipica di chi, pur in una terra bellissima, ricordava però la patria lontana, ricordava i propri monti, il proprio mare, la propria terra, come quella stessa malinconia che anche gli emigranti italiani, gli emigranti napoletani, cantavano nelle loro canzoni. Andrea Bocelli. Partono e bastimenta per terra assai lontana, cantano a bordo son napolitana. Cantano per tramente, come fogiasco un mare, e ad una miezza mare. Santa Lucia lontana,
Santa Lucia Lontana. Ed è anche l'occasione per ringraziare l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, i quadri che noi abbiamo potuto ammirare durante tutta questa prima parte del nostro programma sono stati coreografati da Ricky Bonavita, proprio dell'Accademia, che è diretta da Margherita Parrilla. Adesso salpiamo anche noi per un breve viaggio, ma sarà proprio piccolo piccolo, un viaggio di una manciata di secondi nella pubblicità, e poi ritorniamo con un programma che è pieno di canzoni napoletane del cuore, romanze, insomma veramente una seconda parte gioiosissima qui dal Colosseo di Roma. Andrea, tu ci sarai dopo? Penso di sì. Credo che non potrebbe mancare, con Angela Gheorghiu, e continueremo il nostro viaggio. A tra poco! E bentornati qui al Colosseo a Roma, in questa serata magica all'interno dell'Anfiteatro Flavio, che con i suoi 20 secoli di storia fa da incredibile cornice ad una serata che è davvero un evento, non solo perché le telecamere, direi uno per la prima volta, sono qui all'interno del Colosseo per un concerto, ma anche perché è un evento di cuore, di solidarietà a sostegno dei terremotati d'Abruzzo, e in particolare di quel segno grande di cultura e di storia che è il Conservatorio dell'Aquila, per cui questa sera Andrea Bocelli su questo palcoscenico dedica appunto la sua opera, le sue canzoni, la sua voce al supporto e alla ricostruzione appunto di questo conservatorio. E adesso ci immergiamo in un'atmosfera divertente, spensierata, piena di tutto quello che nel nostro immaginario collettivo è la gioia della canzone napoletana. E pensate, è una canzone che è diventata un emblema mondiale, essendo poi non un'opera pensata per mesi, mesi e mesi, ma scritta in poche ore per un evento che era quasi, diciamo, pubblicitario. Ascoltatele e poi vi spiegherò. Torna Andrea Bocelli, accompagnato dal maestro Marcello Rota. Yeah.
Andrea Bocelli, funiculi funicolà, perché veramente, come dicevo prima, questo è praticamente uno spot pubblicitario. Era il 1880, si inaugurava la funicolare e quindi fu commissionato un pezzo musicale che celebrasse l'evento. Ed ecco che nasce invece una canzone di quelle che hanno fatto il giro del mondo e sono diventate un simbolo proprio di una città, di un modo di essere, di uno spirito. Allora, torniamo adesso all'argomento di questa serata, torniamo all'argomento di cuore, quello della memoria, perché come Andrea l'ha detto più volte in questi giorni in preparazione del concerto, questa sera la voce, il Colosseo, insomma tutti gli ingredienti di magia di questa serata sono in secondo piano rispetto al cuore che ci deve guidare perché tutti quanti insieme non dimentichiamo quello che è successo, non dimentichiamo l'Abruzzo, non dimentichiamo gli abruzzesi e invece diamo un segno tangibile del nostro supporto e della nostra solidarietà. E proprio al non dimenticarsi è dedicato il brano adesso che segue con l'interpretazione delle nostre due grandi voci di Andrea Bocelli e di Angela Gheorghiu. Sa un addio, padre.
Andrea Bucelli, Angela Gheorghiu e anche Andrea Griminelli e Mario Stefano Pietrodarchi ci hanno regalato questa grande emozione. E Marcello Rota, il direttore ovviamente della nostra Orchestra Sinfonica d'Abruzzo, grazie. Grazie per queste, per le emozioni che continuate a regalarci, mentre ecco qui accanto a me, ecco venga direttore, perché c'è una scultura, vedete una scultura un po' particolare, che simboleggia con i suoi elementi tutta una storia, la distruzione, la rinascita, il senso della speranza. È una scultura che vede una trave, un portale e degli spartiti che sono in un cilindro. In quel cilindro ci sono tutte le parti di L'alba separa dalla luce l'ombra. Ed è stata creata un'opera d'arte creata dall'architetto Alberto Bartalini, dal poeta visivo Stefano Stacchini e dagli artigiani Massimo e Roberto Chiarugi. Il senso di questa scultura è di essere un po' il simbolo della nostra, diciamo, raccolta di questa sera, il simbolo che viaggerà poi, diciamo, materialmente verso L'Aquila, un simbolo che noi consegniamo perché arrivi al Conservatorio Alfredo Casella a Bruno Carioti, che è il direttore dell'istituto. Io vi auguro veramente di, nel più breve tempo possibile, di cominciare a rifrequentare le vostre aule con tutti i docenti, 750 iscritti, insomma, che torni la vita nel vostro istituto. Buon lavoro. E allora a questo momento non vada via, perché è un momento di speranza, è un momento di festa. Quando si festeggia si brinda, e allora noi ci vogliamo concedere un brindisi il più famoso forse dei brindisi dell'opera mondiale, ancora per la voce di Andrea Bocelli e di Angela Gheorghiu. Beh, ascoltatelo e poi dopo lo commentiamo. Limiamo nei lieti carici che la bellezza infiora e la fuggevo l'ora sinebria voluta, limiam e dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipossente va. Limiam, amore, amore frequente, tra voi, tra voi, sapete vedere il mio giocando tutta la follia, follia del mondo, ciò che a me piacer godiamo d'acer. Stop!
meravigliosi Violetta e Alfredo della Traviata di Verdi, meravigliosi Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, il maestro Marcello Rota. Grazie. Ma... grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Ma l'applauso va anche all'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Bravo. E l'applauso va al nuovo Coro Lirico Sinfonico di Roma. Andrea mio, sono qua. Grazie. Grazie. Grazie alla meravigliosa grazie, Angela Gheorghiu. Ciao. Allora, ma il ringraziamento va anche, visto che ormai stiamo quasi chiudendo questa serata, il ringraziamento va anche a Vittorio Quattrone e a Veronica Berti che hanno voluto e creato questa serata e ci sono riusciti, insomma, a creare questa magia che sembrava impossibile poter portare in un luogo prezioso come il Colosseo. E il ringraziamento va anche ai tecnici RAI delle due squadre, di Milano e di Roma, che si sono uniti nello sforzo di rendere questa serata, ecco, di portarla a voi, a casa, nei vostri salotti, perché poteste godere, guardate, di questo spettacolo incredibile che è il Colosseo di notte. E mi è sparito però il nostro protagonista, è sparito Andrea che invece... Andrea, ti vogliamo qui! Allora, i cantanti non amano parlare durante i concerti, io questo lo so, ma siamo arrivati quasi in fondo e non amano parlare giustamente perché devono concentrarsi su questo meraviglioso strumento che è la voce. Siamo arrivati quasi in fondo ad una serata, come tu hai detto, di cuore, una serata dove il cuore era più importante della voce e del Colosseo, come tu hai detto. E adesso, visto che abbiamo aperto parlando dell'alba, vogliamo chiudere con una speranza? Sì, il brano che segue si chiama Mattinata, è un celebre brano di Mascagni che mi sembra ben augurale, così come abbiamo cominciato finiamo. Allora, sì, di Leon Cavalli, correggevo, nell'emozione lapsus. Del Colosseo, anche Andrea lapsus, ha avuto un piccolo lapsus. Comunque, è con Mattinata, con questo segno di speranza, verso una mattina luminosa che si tinga di rosa per tutti quanti noi, ma in particolare per l'Abruzzo, ecco, noi concludiamo con Andrea Bocelli. Grazie. Vai. Oh,
grazie. Grazie. Andrea Bocelli, il maestro Rota, l'orchestra, il coro. Beh, abbiamo vissuto una serata assolutamente speciale qui al Colosseo. È una di quelle serate che bisogna puntarsi nell'agenda, nel libretto dei ricordi, perché non erano accadute prima d'ora e non so quando potranno ancora mai riaccadere. E sicuramente è stata per tutti quanti noi una grande emozione. Adesso noi ci dovremo purtroppo lasciare, dovremo chiudere questa, ci dispiace veramente a tutti quanti lasciare questo palcoscenico, questa atmosfera, questa notte romana, ma come tutte le cose belle arrivano ad una conclusione, ve la siete registrata la serata? Così magari ve la conservate e ve la riguardate più avanti. Il nostro cuore e il nostro pensiero vanno adesso a conclusione di questa serata veramente agli amici abruzzesi. È una serata nella quale il cuore ha contato molto più che non il Colosseo, l'atmosfera e la musica. Quando una parte del nostro corpo si ferisce e fa male, tutto il nostro corpo soffre insieme alla nostra mano, alla testa, al piede che si sono feriti. Quindi tutta l'Italia ha sofferto e soffre ancora insieme all'Abruzzo, che è nel nostro cuore e che non dimenticheremo, non metteremo mai in secondo piano, e saremo tutti insieme e tutti uniti vicino a questa parte di noi che ha bisogno di supporto e d'aiuto fino al momento in cui tutti i problemi non verranno risolti. E con questo un applauso per favore da parte di tutti quanti noi col cuore agli amici abruzzesi che riceveranno un segno tangibile attraverso la ricostruzione del conservatorio, della nostra buona volontà di essere tutti quanti insieme. Buonanotte. Ciao.